Ciao, sono Matteo, ho partecipato a due weekend sull'affettività. Questi weekend sono pensati come un colloquio tra i giovani e degli esperti del campo dell'affettività, che possono essere sessuologi, coppie, teologi. Lo scopo di questi incontri sarebbe quello di trattare temi nel campo dell'affettività del giorno d'oggi, che possono essere la convivenza, i rapporti prematrimoniali, la strumentalizzazione del corpo, la pornografia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, attraverso il colloquio con questi esperti, anche conoscere un altro tipo di amore, dove sessualità e amore non sono separati. Quindi questo weekend è particolarmente interessante per i ragazzi e le ragazze che credono in un amore dove la sessualità è espressione dell'amore, dove tutto è espressione dell'amore. Porto a casa un approfondimento su ciò che è il vero amore, che va oltre la cosificazione, cioè rendere oggetto l'altro per realizzare te stesso, ma un amore più profondo che è donazione di te all'altro con tutto quello che puoi, con tutto il tuo cuore. Il rispetto è una delle parole chiave che è uscita nel weekend. Rispetto è appunto non rendere l'altro un oggetto e quindi rispettarlo in quanto persona. E la parola persona è molto profonda. Tendiamo a vederla un po' in modo superficiale, secondo me. Però persona è un volto di Dio. Io mi chiamo Chiara, ho 15 anni e volevo parlarvi di un'esperienza che ho appena fatto, che è il weekend sull'affettività. Io sono partita molto, molto preoccupata perché comunque è un grande tema l'affettività e non ne avevo mai parlato dal punto di vista della Chiesa e quindi mi sentivo estremamente impreparata perché comunque, vabbè, le cose base le sanno tutti, cioè che non si può fare sesso prima del matrimonio, eccetera, però non si sa mai il vero perché, ti dici, ma cioè, non lo so, perché siamo vecchi bacucchi, non lo so. E grazie a questo weekend ho potuto capirlo, ho potuto capire cosa vuol dire vivere un amore casto. E secondo me tutto ciò è molto importante e credo che bisognerebbe conoscere queste cose perché comunque saperlo e basta ti fa solo pensare che è una vecchia cosa e che non dovrebbe essere più praticata ancora al giorno d'oggi. Quindi secondo me è stato un weekend molto arricchente e importante e lo rifarei subito anche ad occhi chiusi.